Buonasera a tutti. Attendiamo che vi collegate anche voi. Vediamo cosa arriva. Chi arriva per primo? Attendiamo qualche secondo il collegamento anche delle persone. Intanto buonasera, benvenuti su Bridge Offline. Ancora non c'è nessuno. Attendiamo, eccoci qua, finalmente. Velocissimi, ciao Maria Paola, benvenuta su Bridge. Ok. Ci siamo, benvenuti, attendiamo ancora qualche secondo il collegamento anche di altre persone. Intanto vi chiedo di dirmi se l'audio è abbastanza alto e la musica se va bene, se non è troppo alta, mi date l'ok. Ok. Bene. Wow, allora questa diretta, intanto grazie a Gaetano Vivo per la possibilità di fare questa diretta, di comunicarvi i messaggi degli angeli custodi, perché oggi è la loro festa, e grazie anche alle amministratrici, alle moderatrici che mi aiutano sempre a portare avanti le dirette in modo eccezionale. E vi dicevo, questa è una diretta diciamo dedicata agli angeli custodi e anche a chi è nonna, quindi anche a me, che io sono una nonna, perché è la festa anche delle nonne. E vi do qualche consiglio per mettervi in contatto con i vostri angeli custodi. Chi non sa il loro nome può anche contattarmi su Messenger, vi dirò il nome del vostro angelo custode con la data di nascita. E chi invece vuole sentirli, vuole sentire la loro presenza, basta che voi chiedete. Io per esempio chiedo di farmi una carezza sui capelli, magari sulla sinistra. Dovete indicare però dove volete la carezza e poi state in ascolto, perché vi arriva proprio la sensazione che questa carezza la sentite, diciamo. Ciao Graziella, ciao a tutti, benissimo. Intanto possiamo già iniziare a darvi questi messaggi degli angeli custodi, e se possibile magari anche darli a chi ha il nome Angela o Angelo, perché sarebbe bello proprio iniziare con le persone che hanno questo nome, quindi il loro onomastico, ma se non c'è nessuno con questi nomi, praticamente bisogna andare avanti, perché un'ora di tempo. Vi chiedo se... Allora, la musica la sentite? Adesso non si sente bene, come mai? Non si sente più la musica. Un attimino che vediamo cosa è successo. Ok. Non lo so. Vabbè. Riprenderà. Allora, ricominciamo. Rossano Bianchi. Rossano Bianchi, per te dall'angelo custode, il tuo angelo custode, vediamo cosa arriva per te, Rossano Bianchi, e vediamo cosa arriva, che messaggi ti vogliono comunicare questi angeli, il tuo angelo soprattutto custode. Ci sei, Rossano, mi dai l'ok che mi senti? Vedo scorrere gli altri commenti. Va bene, io comunque vado avanti con Rossano Bianchi. Eccoti, benissimo. Vediamo cosa ha da comunicarti il tuo angelo custode. Vediamo. Eccolo qua. La prima cosa che ti arriva
E come un consiglio è questo. E ti consigliano proprio di essere fiducioso, avere fiducia in te stesso, ma soprattutto lottare per difendere la tua posizione. Quindi ti dicono anche i tuoi angeli custodi di, diciamo, di evitare di stare vicino a persone che hanno troppi problemi e che magari vogliono coinvolgerti con i loro problemi. Wow, che bello! Qui vedo proprio che agirai e che andrà tutto a meraviglia, quindi avrai raggiunto i tuoi obiettivi e farai altri progetti, ti dice il tuo angelo custode. Quindi vai avanti perché sei sulla strada giusta, dove ti porterà il successo. E qua mi dice che potresti anche viaggiare se necessario. Sicuramente il tempo di agire è questo, ti dicono, e che sei pronto per realizzare grandi cose, quindi è il momento giusto proprio per fare progetti e per portare avanti le tue passioni. Caspita, abbondanza e prosperità per te, lo sanno. Abbasso la musica perché prima non si sentiva e adesso mi sembra. Wow, ok, ci siamo. Angela, ho visto un'angela, però ho paura di... Eccola, dov'è? Allora, Angela, ti ho visto ma non ho visto chi sei. Vabbè, dammi l'ok, Angela, chiunque tu sia, perché non ho fatto in tempo a vedere il tuo cognome. Quindi, Angela, vediamo, dammi l'ok. Marianna, no? Angela, ci sei, eccoti, ok. No, Patrizia, cosa c'entra Patrizia? Angela, ho visto un'angela da qualche parte, mi è sfuggita. Però se non vedo il tuo cognome non posso andare avanti. Ok, non importa. Maria Adele Rossetti, mi è arrivato anche il tuo nome, Maria Adele Rossetti. Vediamo il tuo angelo custode cosa ha da comunicarti. Andiamo avanti perché un'ora di diretta, devo essere velocissima. Poi se riesco a vedere di nuovo Angela, se mi dai l'ok, dopo... Ah, ecco, dici che ci sei, però io vedo solo... Ci sono, non riesco a vedere a Nicole. No, cosa c'entra Nicole? Allora, Maria Adele Rossetti, per te, vediamo cosa arriva dal tuo angelo custode o dai tuoi angeli custodi, perché ne abbiamo più di uno, Ok, qua cosa mi dicono? Che tu ti senti bloccata in questo momento. E quindi questo blocco però non c'è, ti dicono i tuoi angeli custodi. È come se è un'illusione che tu pensi di essere bloccata. Basterebbe, ti dicono, lasciare gli ostacoli scegliendo un percorso diverso. Quindi allontanando i pensieri di pessimismo. E invece per te ci sono altre possibilità, quindi vai a vedere queste altre possibilità senza bloccarti lì, perché potresti scegliere la libertà. Ci sono delle soluzioni ideali per te e queste soluzioni te le potrebbero anche dare altre persone. È come se tu puoi ascoltare le idee di altre persone che ti possono portare alle soluzioni meravigliose, quindi concentrarti su questo e aprire la mente al compromesso, quindi lavoro di squadra con altre persone. Vediamo un altro consiglio per te dal tuo angelo custode. Sì, mi dicono che tu ti sei impegnata tantissimo per il lavoro che stai facendo,
hai comunque portato avanti con grande soddisfazione questi lavori, quindi sei anche in un momento di appagamento e sicurezza, o avrai questi momenti. Qua vedo un castello, delle fiabe e vedo la realizzazione di quello che tu desideri, quindi sì, potrebbe esserci anche qualcosa collegato anche a un matrimonio, a un fidanzamento, una nascita di un bimbo, quindi qualcosa di bello che può portare per te. Claudia Elisabeth, Claudia. Elisabeth, vediamo Claudia Elisabeth per te. Se c'è qualcosa di bello, dici? Vediamo cosa ti consigliano i tuoi angeli custodi. Eccolo qua, vediamo il primo consiglio, in cosa consiste. Mi raccomando, ascoltate i consigli dei vostri angeli, perché sono veramente preziosissimi. Allora, Claudia, Elisabeth, eccolo qua, il primo. Allora, poi mi dice che a volte sei troppo dura con te stessa e quindi ti dimentichi di pensare in positivo, proprio cercando di essere più positiva possibile. Vedo che stai sveglia la notte perché hai troppi pensieri, ma non sono pensieri puliti, quindi lascia andare questi pensieri negativi e comincia a pensare in positivo. Lascia andare i pensieri che portano a vedere le cose peggiori, ti dice il tuo angelo custode. Non importa che tu ti preoccupi, lasciali andare questi pensieri. Guarda, ti dice che il tuo angelo custode e qualsiasi angelo custode che c'è in cielo ti porterà grandi soluzioni. Quindi lascia andare tutte le difficoltà e affidati soprattutto al tuo angelo custode. Chiedi il suo aiuto e vedrai che te lo darà. Wow, che bello! Cambiamenti in positivi, ci sono 10 angioletti che ti portano a questi cambiamenti in positivo per te. Dove ti dicono abbiamo ascoltato le tue preghiere e quindi questi cambiamenti gioiosi arriveranno nella tua vita. Quindi chiedi, mi raccomando, chiedi a questi meravigliosi angeli, soprattutto al tuo angelo custode. Sì, cominceranno a muoversi tante cose e quindi possibilità di compiere grandi progressi e andare avanti, ti dicono. Sì, è come se tu dovrai prendere delle decisioni rapide, non potrai più stare lì a pensare, a disperarti, ma avere più fiducia in te stesso, ti dicono, ti guiderà a ricevere soprattutto questi meravigliosi cambiamenti. Sì, è come se tu devi trovare proprio equilibrio nella tua vita. E soprattutto in questo cambiamento, dove ci saranno proprio realizzazione di sogni, dei tuoi sogni, avrai la possibilità proprio di essere più leggera, quindi cominciare a trovare l'equilibrio nella tua vita. È questo che ti vogliono confermare, soprattutto i tuoi angeli custodi. Scusate, ogni tanto mi va via la voce. Angela, eccola lì, Angela Kabirova. Angela Kabirova, è così il tuo cognome? Allora, Angela, per te, che finalmente ti ho ripescata, è perché è un po' difficile. I vostri commenti vanno talmente veloci che faccio fatica. Eccola qui, Kabirova danese. Ci sei, eccoti per te. Meravigliosi messaggi dal tuo angelo o dai tuoi angeli custodi. Vediamo cosa arriva.
vediamo. Il primo è questo, anche per te ti consigliano proprio di lasciare andare tutti i pensieri negativi perché fai fatica a dormire la notte, quindi è importante lasciare andare, cominciare invece a fidarti e a chiedere al tuo angelo custode di aiutarti a percepire i pensieri più positivi possibile. Proprio per lasciare andare le preoccupazioni. Vediamo cosa ti arriva ancora. Ecco, qua mi dice che c'è un uomo che potrebbe aiutarti a farti capire che tu sei comunque una leader, quindi potresti praticamente cominciare a prendere in comando la tua vita, quindi qua mi fa vedere proprio una persona carismatica, stimolante, potrebbe essere anche l'aiuto di questo uomo che ti porta a compiere questo passo in avanti, eh? Sì, qua mi dice anche che tu potresti anche trovare la soluzione attraverso magari anche degli studi, potresti anche iscriverti a qualche corso, qualche scuola, perché è come se riesci attraverso questa frequentazione di corsi, seminari, argomenti che ti possono affascinare e aiutarti a imparare soprattutto le arti delle guarigioni, eh? Quindi un buon periodo per te dove ci saranno cambiamenti e promozioni. Quindi la chiave del successo, ti dice il tuo angelo custode, è nei dettagli. Quindi verifica con cura anche i tuoi progetti. Eh? Wow, che bello. Patrizia Orciari, Patrizia. Allora, Patrizia, per te, Orciarie, vediamo cosa arriva, che cosa ti consigliano i tuoi angeli, o i tuoi angeli custodi. Allora, vi ricordo che questa è la diretta proprio dedicata agli angeli custodi, perché è la loro festa. Qua mi fa vedere un guardiano di pensiero, eh? Potresti benissimo, ti dicono gli angeli custodi, essere un portavoce per qualcosa che ti sta a cuore, eh? E ascolta attentamente le parole che ti arriveranno dagli angeli, perché farai veramente una bellissima figura, avrai queste parole proprio che ti saranno dettate. E sì, qua mi dice proprio che sicuramente ti sarà chiesto di diventare un mentore, quindi qualcuno che ti porta comunque alla professionalità, ma soprattutto ad avere delle bellissime idee fresche, quindi idee veramente eccezionali. Vediamo cosa arriva ancora per te, Patrizia. Sì, qua c'è un bellotto di pensiero e ti dice che a volte tu ti senti un pochino prigioniata riguardo a questa situazione in cui ti trovi, come se questa situazione ti pesa. Ma loro ti dicono: è un'illusione, non sei prigionata. Però ti dicono anche: se questa situazione che ti trovi con questa persona non ti sta bene, potresti anche tranquillamente liberarti se ti senti infelice. Quindi liberati da sola, non sei imprigionata, vai tranquilla. Wow, poi mi dicono anche che ci saranno delle bellissime emozioni per te che ti arrivano proprio dal profondo del tuo cuore.
queste emozioni ti portano anche a sentire quello che tu provi, perché tu ti prendi sempre cura delle altre persone e metti sempre all'ultimo posto te stessa. Ti arriveranno delle bellissime intuizioni improvvise e ti dicono, ti condurranno proprio a incredibili scoperte. Quindi stai in ascolto e ascolta le tue emozioni, la tua sensibilità e quello che provi. Bellissimo messaggio per te. Anna Albano, 25 gennaio del 63. Anna Albano. Allora, Anna Albano, per te, vediamo cosa arriva dal tuo angelo custode. Anna Albano, bellissimi messaggi oggi in questa diretta dedicata agli angeli custodi. Anna Albano, dammi l'ok se ci sei, perché ti ho persa, purtroppo scorrono velocissimi i commenti. Ah, mi scrivete su Messenger ma non vi posso rispondere. In diretta non si può rispondere su Messenger. Allora, Anna Albano, scusami. Ti vedo, non ti vedo. Allora, Anna, sì, qua mi dice il tuo angelo custode che stai vivendo un momento magico, un momento dove i tuoi desideri si realizzano o i tuoi sogni vengono realizzati. Quindi è come se tu sei baciata dalla fortuna, ma tutto quello che ti sta accadendo in questo momento te lo meriti, ti ricorda il tuo angelo custode, perché tu sei una persona meravigliosa e piena d'amore. Quindi i tuoi angeli custodi ti guidano per goderti la vita e divertirti di più, questo è il consiglio che ti danno. Wow, sei proprio sulla strada giusta, il momento di successo, meraviglie che arrivano nella tua vita, consigli dalle voci divine, quindi qualcosa di bello, approfitta per questo momento meraviglioso. E ti dicono anche che tu hai saputo gestire tante priorità e che ne sei uscita vincitore, quindi se ci sono anche ancora dei piccoli momenti in cui tu ti senti insicura, vai avanti tranquilla perché ce la fai, qui vedo proprio che sei sulla strada giusta, quindi grandi riconoscimenti per te, lodi, ti attendono lungo il cammino, Qua mi dice proprio che tu devi fare in modo che la gratitudine ti arrivi perché sei una persona meravigliosa. Wow, anche qualcosa di bello, potrebbe essere proprio un cambiamento con questa persona meravigliosa, potresti scoprire di essere innamorata o questa persona ti dà proprio questo annuncio che lui è innamorato, quindi non so se tu hai già un compagno, qualcosa di bello dove ci saranno lettere d'amore, parole veramente bellissime, ma quante cose meravigliose per te, Anna Albano. Quindi qualcosa bellissime che accadranno per te, anche sbocciare questo amore se non ce l'hai già. Allora, Stefano Ziviani. Stefano Ziviani. Finalmente anche uomini, perché solo donne non è possibile. Ciao Daniela. Stefano Ziviani per te, vediamo cosa arriva. Ci sei, mi dai l'ok, Stefano. Non hai chiesto niente, ma io ti ho visto, quindi non hai scampo. Anche il tuo angelo custode vuole comunicarti un messaggio. Allora, eccoti qua, Stefano. No? Vediamo, Allora, Stefano
lasciate che siano gli angeli custodi a donarvi questi messaggi. Wow, Stefano, per te, qua mi dice che tu avrai dei risultati fenomenali e che sarei orgoglioso perché ci saranno bellissime cose riguardo al lavoro, sia che hai già svolto, ma anche quello che svolgerai. Quindi, momenti dove tu tagli il traguardo, sono benedizioni che ti arrivano dall'alto, quindi attraverso anche le intuizioni spirituali, e ti dice proprio il tuo angelo custode: presto sarà tempo di rimetterti in cammino, ma ora goditi la felicità di veder realizzati i tuoi sogni. Vediamo cosa ti arriva ancora, Stefano. E qua mi dice proprio che stai lavorando troppo, quindi hai bisogno di trovare equilibrio tra lavoro e vita personale. Quindi gli angeli ti consigliano, il tuo angelo custode ti consiglia soprattutto di alleggerire il tuo carico facendoti aiutare. Quindi prenditi cura di te stesso e comincia a goderti questi momenti dove tu devi imparare anche a volerti più bene, perché qua ti sforzi anche troppo per piacere agli altri. Un messaggio di pensiero per te. Sì, qua mi dice che hai moltissime cose ancora da imparare e che presto ti sentirai pronto per andare verso quel cammino che ti porterà alla realizzazione. Tante informazioni ti sono già state date, ti dicono, e un cambiamento proprio riguarda i nuovi progetti. Potresti anche comunque stare attento a dei documenti che ti si propongono. Quindi cambiamento in positivo, ma attenta a questi documenti prima di firmare. Maddalena Serrelli, Maddalena. Ci sei, Maddalena? Mi sembra di averti visto, ma mi sei sfuggita. Mi dai l'ok, Maddalena, che mi senti? Per te, dal tuo angelo custode, vediamo cosa arriva. Maddalena Serrelli, eccolo qua, il primo consiglio. Wow, che bello per te, Maddalena. Intuizioni divine, ispirazioni per te. Qua mi dice che è un momento proprio dove tu hai delle intuizioni molto potenti e è proprio il tuo angelo custode che ti aiuta a riceverle. E devi fidarti di queste indicazioni molto importanti che sono dentro te stessa, quindi ascolta quello che ti arriva, ti porteranno proprio nella direzione giusta, ti dice il tuo angelo custode. Segui le intuizioni, i consigli e lascia andare le preoccupazioni, lascia andare le paure. Un consiglio più importante è questo: non andare a raccontare i tuoi segreti riguardo a tutto quello che sentirai. Custodiscili dentro di te, mi raccomando, per il momento non raccontare niente. Analisi contemplazioni, è come se tu cerchi di capire e di decidere, dovrai anche decidere riguardo i prossimi passi da fare. Quindi è come se tu stai analizzando il tuo presente, ma soprattutto il tuo passato, per capire qual è lo scopo divino della tua esistenza, ma tutto questo lo capirai molto presto. E ti consigliano proprio di stare lontana da persone comuni che vogliono interferire in questo, non ascoltarle, soprattutto tieni per te questi segreti riguardo alle intuizioni e alle ispirazioni. Hai bisogno di abbracciare chi ti circonda, soprattutto le persone che ti vogliono bene. Un abbraccio grande a chi ti circonda, questo devi fare per prima cosa. Adesso vi do a tutti quanti, a tutte le persone che sono qui, che stanno ascoltando questa diretta,
collegata agli angeli custodi, dedicata agli angeli custodi, ai vostri angeli custodi. A tutti voi, ascoltate cosa hanno da comunicarvi, pensate mentalmente a una domanda e saranno gli angeli a sussurrarvi questi messaggi. Pensate mentalmente a una domanda adesso. A tutti quanti, tutte le persone che sono qui in diretta in questo momento. Vediamo cosa vi arriva e cosa mi arriva, perché anch'io desidero un consiglio. Wow, tagliare il traguardo. Bellissimo. Sì, per voi alcune persone hanno proprio dei momenti bellissimi che provano gioia, provano veramente, saranno orgogliosi di quello che hanno portato avanti nella propria vita, quindi risultati fenomenali e riguarda proprio al lavoro, alla soddisfazione lavorativa, ma anche potrebbe essere a tutto quello che avete portato avanti. Quindi qua mi dice proprio: hai svolto un bellissimo lavoro, sono benedizioni che arrivano dall'alto, ma saranno anche benedizioni intuitive, spirituali. Quindi attraverso le intuizioni riguardo la spiritualità riceverai, tu che stai aspettando questo, dei consigli veramente fenomenali che ti porteranno gioia nel tuo cuore. Goditi la felicità di vedere realizzati i tuoi sogni e sei pronta per andare avanti verso il tuo cammino spirituale. Wow, qua c'è una persona che ha chiesto qualcosa riguardo le emozioni. Il perdono, ti dice il tuo angelo custode, è fondamentale nel processo di guarigione. E perdona soprattutto te stesso, perché alcuni errori che hai fatto nel passato ti impediscono di continuare il tuo cammino. Hai tanto dolore nel tuo cuore, ma questo fa parte della tua vita. Chiedi soprattutto ai tuoi angeli custodi o ai tuoi cari di aiutarti a superare questo momento. Quindi hai bisogno proprio di chiedere al tuo angelo custode, ai tuoi angeli custodi, di aiutarti a lasciare andare questo dolore che è collegato al passato, a delle emozioni collegate al passato, e andrai sulla strada giusta, con gioia e con serenità. Quindi perdonati, non hai fatto niente di male. 4 di abbondanza. Alcuni di voi non hanno un buon rapporto con il denaro e a volte ne spendono troppo, a volte invece c'è troppo attaccamento per il denaro. Quindi, sì, il tuo angelo custode ti dice che tu devi cercare anche di capire che anche questo porta a degli squilibri anche nelle relazioni con gli altri, quindi cercare di essere, aprire il tuo cuore, essere più aperto o più aperta. E ti dice il tuo angelo custode: perché a volte ti tiri indietro? Qua mi dicono anche che ci sono delle persone che hanno investito, fatto degli investimenti saggi, e che questi investimenti invece porteranno a grandi successi. Va bene, bellissimi messaggi per tutti voi. Cristina Germana, 17:11:67. Allora, Cristina Germana. Allora, non chiediamo, non facciamo domande, perché saranno proprio gli angeli custodi a darti i consigli che ti servono in questo momento. Cristina Germana, per te. Cristina Germana.
Cristina Germana per te. Olè, eccolo qua. Allora, intanto ti dice il tuo angelo custode che sei pronta per accogliere queste meraviglie. Hai anche dei consigli speciali della tua voce divina che ti porteranno sulla strada giusta. E ti dice che tu hai saputo gestire tante priorità e che ne sei uscita vincitrice, quindi stai tranquilla perché avrai la possibilità di andare verso questo cammino e di trovare te stessa soprattutto. Vediamo cosa arriva ancora per te. È come se c'è un momento di fermo, eh? Un momento di fermo, ma avrai la possibilità di esaminare una situazione dove tu stai cercando di capire. Quindi hai bisogno di avere un segno chiaro dal tuo angelo, ti dice, per capire in che direzione prendere riguardo a questa situazione in cui tu ti trovi. Quindi ascolta la tua voce interiore, perché sarà il tuo angelo custode a donarti queste indicazioni, eh? Nel profondo del tuo cuore sai cosa fare e come comportarti. Vediamo se arriva anche un altro, eccolo qua, un altro consiglio per te. È il momento di permettere al tuo cuore di sentire appieno le emozioni. E ti dice: tu provvedi sempre agli altri, ma questo è il momento per te, per ascoltare le tue emozioni e per ascoltare le tue intuizioni, perché arriveranno improvvisamente queste intuizioni, dove tu avrai delle indicazioni molto importanti per te stessa, indicazioni improvvise. Qua mi dice proprio: ti condurranno a incredibili scoperte, ma a quello che tu stai chiedendo. Quindi ascolta la tua sensibilità interiore che ti arriva attraverso la voce, soprattutto del tuo angelo custode. Maria Paola Gianelli. Maria Paola, ho visto prima che c'era il tuo commento, ma mi è sfuggito, ci sei. Maria Paola Gianelli, vediamo se ti vedo, mi dai l'ok. Se ci sei, facciamo velocemente perché vorrei sfruttare al massimo questi 20 minuti che è prima della chiusura della diretta. Allora, Maria Paola Giannelli. Allora, qua Maria Paola, ti dicono gli angeli custodi che una situazione che ti angosciava si è conclusa, quindi avrai proprio un sospiro di sollievo. Tutto quello che non è andato per il verso giusto, finalmente te lo metterai alle spalle. Quindi il cammino è quello di lasciare indietro il passato e portare avanti invece il presente. Ci saranno delle liberazioni attraverso delle dipendenze o codipendenza. Vediamo cosa arriva ancora per te, Maria Paola Giannelli. Riconoscimenti per te, congratulazioni, ti dice il tuo angelo custode. Sì, progetti che porterai proprio con orgoglio, strepitose, momenti per risplendere, quindi riconoscimenti per te. Ti arriveranno anche bellissime idee, nuove idee che ti porteranno al successo. Sì, qua mi dice proprio sarai circondata anche da persone fidate, apriti e accogli opportunità inattese. Anche se ci saranno dei momenti in cui tu dovrai scegliere,
Ma qua mi dice non stare lì bloccata, vai avanti, perché a volte i blocchi sono proprio collegati con le paure, ma lasciale andare, sono illusioni e non ti servono. Vedrai che sceglierai un percorso diverso e ti libererai da tutti gli ostacoli o gli ostacoli che ci sono stati nel passato. Quindi allontana i pensieri di pessimismo e invece accogli le infinite possibilità che arriveranno. Allora, Lucia Riccielli, 2209, Lucia Riccielli. Chi sei, Lucia? Mi è sfuggita anche il tuo commento, Lucia Riccielli, per te, dal tuo angelo custode, eccolo qua. Allora, qui è arrivato proprio un bel 6 di azione, ti dice che è magnifica esperienza, c'è questo progetto che ha ottenuto un enorme successo e ti porta premi, promozioni e altre forme di riconoscimento. Quindi i tuoi sforzi saranno premiati, ben fatto, vi dice il tuo angelo custode. Ci potrebbe essere anche qualcuno che vuole aiutarti e che sarà mandato dal cielo. Quindi accetta questo aiuto, mi raccomando, eh? Vediamo cosa arriva ancora. Wow, apriti al successo, Lucia Riccielli, perché ci sono tante meravigliose cose che ti arriveranno, ma anche attraverso la voce divina, quindi consigli che tu devi ascoltare e che molte cose le hai già superate e ne sei uscita vincitrice, ma questo è qualcosa che sarai orgogliosa, perché ci saranno grandi riconoscimenti per te, lodi, qualcosa di bello proprio che arriva nel tuo cammino, bellissimo. Edi Sarami, Saramin, Edi, Saramin. Allora, Edi per te, vediamo cosa arriva. Edi per te, dal tuo angelo custode, tanti bei consigli. Vediamo cosa ti consiglia i tuoi angeli custodi, eh? Edi Sarami. Allora, Edi, mi dai l'ok? Se ci sei, sì. Mi dai l'ok, per favore. Eccolo qui. Primo messaggio, il primo consiglio. Anche per te ci saranno dei risultati fenomenali, quindi tanta gioia e sarai molto orgogliosa di tutto quello che hai fatto, quindi meraviglioso lavoro che hai svolto, eh? Qua mi dice proprio benedizioni, tante intuizioni spirituali. Presto sarà tempo di rimetterti in cammino e ora goditi però, ti dice il tuo angelo custode, la felicità di veder realizzati i tuoi sogni. Quindi Edi, per te, qua mi dice che potresti chiedere anche l'aiuto di una persona che vuole proprio darti una mano. Ci sono alcune difficoltà che puoi tranquillamente affrontare con i tuoi cari, accetta l'aiuto di chi ti circonda. Qua mi dice ci sono situazioni che stai vivendo, ma sono temporanee queste situazioni, quindi lascia la decisione da prendere. Riguardo a mettersi in proprio, devi avere ancora un po' di pazienza su questo, eh? Wow, qua vedo due di emozione, proprio un legame che potrebbe farsi più stretto e trasformarsi in amore, eh? Quindi una relazione che può diventare veramente qualcosa di più di un'amicizia
e che è qualcosa che è uno scambio veramente di emozioni. Ma se c'è ancora una situazione invece o una relazione che è ancora in sospeso, non perdere la speranza perché qui ci sarà per te qualcosa di bello, ok? Lorenzo Cosentino, 28881, Lorenzo Cosentino. Allora, Lorenzo, finalmente ci sono anche degli uomini in questa diretta. Lorenzo Cosentino, per te dal tuo angelo custode. Lorenzo Cosentino. Allora, Lorenzo Cosentino. Eccolo qua il primo consiglio dal tuo angelo custode. Guardati dentro, ti dice, perché hai tante intuizioni, sei molto intuitivo. E la prima cosa che devi fare è proprio guardarti dentro, perché facendo questo scoprirai di possedere una profonda saggezza. Ti sarà svelata questa saggezza man mano che tu ascolterai queste intuizioni. Cerca di essere, di metterti in tranquillità, di ascoltarti e potresti anche usare la meditazione o la preghiera proprio per fare questo. Il tuo cuore desidera ascoltare queste intuizioni che arriveranno proprio da dentro di te. E dopo, ti dice il tuo angelo custode, potrai agire, ma lo farai più avanti, quindi ora devi avere pazienza e stare in ascolto. Vediamo cosa arriva ancora. E qua mi parla proprio di accettare la mano di un aiuto di un tuo familiare. Quindi ascoltare l'aiuto che ti arriva da un tuo caro o da chi ti circonda. Quindi se c'è una situazione che ancora è in sospeso, vedrai che riuscirai a superarla, eh? Però la decisione, se c'è una decisione da prendere, non prenderla subito, aspettati, abbi pazienza, eh? E infatti, quando arriverà il momento, proprio dovrai agire e ci saranno questi progetti dove ti porteranno premi, ma ti porteranno anche promozioni, qualcosa di bello per te. Quindi aspetta questo momento, eh. Katia Loreggia, 11-12-75, Katia Loreggia. Per te Katia, dal tuo angelo custode, vediamo che consigli ti vuole comunicare. Katia Loreggia. Dal tuo angelo custode, Katia. Vi ricordo per dei consulti un pochino accurati, potete contattarmi su Messenger. In questo momento sono consigli veloci, ma anche molto utili, però per i consigli un pochino più accurati è meglio riceverli in privato. Allora, Katia Loreggi, per te cosa arriva? Mi dai l'ok, mi stai sentendo? Siete in tantissimi, bellissimi. Katia, per te,
Allora, qua mi fa vedere proprio una novità riguardo al lavoro o potrebbe essere invece legata alla creatività. Quindi attenzione, è come se tu stai cercando di far luce proprio su questo e sei impaziente, soprattutto di imparare, ma pronta, pronta per fare questo, pronta soprattutto di incominciare. Sì, ti dice anche se sei un po' insicura, potresti trovarti in sentire un po' di sicurezza. Il tuo angelo custode ti dice: buttati, tranquilla, vai avanti, perché tu sei una persona molto creativa. Usa l'entusiasmo, cioè mettici l'entusiasmo, soprattutto se è collegato anche ai desideri che hai per trasformare la tua vita, eh? Quindi, bellissime cose che arriveranno per te attraverso l'azione, quindi buttati perché il tuo angelo custode ti sta consigliando di fare questo, eh? Vediamo cosa arriva ancora. Wow, tre d'emozione, arriverà una bellissima notizia per te o sta per arrivare. Potrebbe essere anche fidanzamenti, gravidanze, nascite, qualcosa che una laurea, qualcosa veramente di bello. E qua mi dice potrebbero invece anche stringere nuove amicizie oppure partecipare a comunità, a idee che ci saranno attraverso queste nuove amicizie. Quindi nuovi inizi emozionanti per te, con finale lieto. Hai la pubblicità che non c'entra niente. Scusatemi. Eh sì, il bello della diretta, ecco qua, ripreso la musica. Ti dicevo, lieti, cioè il finale lieto, sono dietro l'angolo per te. Vediamo cosa arriva ancora. Sì, il consiglio è quello di dare una ripulita alla tua vita, quindi se ci sono delle cose in casa che magari non usi, che non ti servono, comincia a fare una bella pulizia, regala alcune cose che sono ancora utili, ma butta via quelle che non ti servono. Questo ti aiuta proprio per fare in modo che l'energia si innalzi. E che diciamo, qua mi parla anche di persone che non ti serve avere vicino, eh? Quindi prendi le distanze da queste persone e lasciale andare. E Morena Cavarocchi, Morena. Cavarocchi, ci sei, Morena, vediamo il tuo angelo custode, dai che ci riusciamo, Morena Cavarocchi, vediamo cosa arriva per te, Morena, mi dai l'ok, mi senti? Morena. Allora, Morena, ci sei, Morena? Eccolo, il primo consiglio per te. Il primo consiglio è quello di trascorrere il più tempo possibile a contatto con la natura. Perché gli angeli ti vogliono trasmettere attraverso la tua voce interiore dei messaggi, messaggi molto importanti. Potrebbe essere anche, perché qua vedo una conchiglia che tu ascoltando la voce del mare, proprio le onde, ti aiuta proprio ad ascoltare le voci dei tuoi angeli. Potrebbe essere anche che tu hai bisogno di una bella vacanza, qua mi dice il tuo angelo, proprio fare una breve pausa per ricaricarti, ma soprattutto per chiarire a te stessa, per
quale sarà il prossimo passo da compiere. Fai la meditazione, delle meditazioni, perché ti porteranno proprio a capire, ad ascoltare soprattutto la voce del tuo angelo. Allora, c'è una situazione che richiede maturità emotiva, ma soprattutto fiducia totale. Quindi ti dice proprio, c'è una persona proprio che vuole aiutarti ed è veramente, puoi fidarti di questa persona, eh? Poi mi fa vedere come se fosse una donna, ma una donna che ha un carattere molto maschile. Quindi una donna che sa cosa vuole e come ottenerlo, eh? Se ci sono delle difficoltà si risolveranno. Sì, ma è una persona anche molto generosa, una persona altruista, raffinata, su quale puoi contare. Questo è il consiglio del tuo angelo. Giovanna Tasini. Giovanna, ci sei? Ho visto Giovanna Tosini, vediamo. Giovanna. Valentina Pirodda, ciao. Benvenuta. Giovanna Tasini o Tasini, non so. Allora, vediamo, ci sei? Dammi l'ok, Giovanna. Vediamo cosa ti vuole comunicare il tuo angelo, eccolo qua, anche per te. Ti dice che è come se tu stai facendo luce riguardo a una situazione lavorativa che ti porta molta eccitazione, non vedi l'ora di iniziare, perché questa è come se tu sei molto creativa e questo lavoro potrebbe sviluppare ancora di più la tua creatività. Quindi sei impaziente proprio di imparare, ma pronta a cominciare. E lascia andare le insicurezze perché non ti servono. Il tuo angelo custode ti dice buttati, vai tranquilla. Sì, qua mi dice che tu sei molto, potresti proprio trovare l'entusiasmo, sarai affascinata riguardo a questo lavoro che non vedi l'ora di iniziare. Ok, che bello, qua mi dice proprio in questo momento puoi realizzare tutto ciò che ti viene in mente se il tuo cuore è aperto, quindi anche se vuoi fare 10.000 cose contemporaneamente, ma potresti veramente in questo momento metterti in gioco, quindi agire e saprai fare la differenza. Sei una persona molto amabile, molto intelligente, simpatica e appassionata, quindi sei una persona speciale. Valentina Pirodda, visto che tu hai sempre da dare dei bellissimi messaggi alle altre persone, per te in questo momento dagli angeli, i tuoi angeli custodi. Vediamo cosa arriva per te. Prima di chiudere la diretta, un messaggio per Valentina Pirodda. Allora, messaggio per te, Valentina Pirodda. Sì, ci saranno delle sfide, ti dice il tuo angelo, che richiedono decisioni e fiducia soprattutto in te stessa. Preparati a lottare per difendere la tua posizione. Lascia andare, tieni alla larga le persone che portano invece sì, inutili melodrammi, quindi per qualsiasi cosa che vuole interferire, lascia andare queste persone. Allora, qua mi dice proprio situazioni che ti angosciavano sono concluse e potrai tirare un sospiro di sollievo. Quindi i tempi difficili saranno alle spalle, li metterai alle spalle e andrai avanti verso il tuo cammino. Lasciando andare il passato, qua mi dice proprio
Potrebbe essere anche che tu conosci qualcuno che si libererà da problemi di dipendenza o codipendenza. Vediamo cosa arriva ancora per te. Ti senti imprigionato riguardo a una situazione in cui tu stai vivendo con una persona, ma ti dice il tuo angelo, è solamente un'illusione. Prometti a te stesso di rifiutare di restare bloccata in una situazione che non ti piace. Se non sei felice, lascia andare questa situazione, puoi liberarti da sola e quindi lascia andare questa situazione. La diretta è terminata. Grazie, grazie, grazie a questi angeli custodi che veramente vi hanno donato dei bellissimi messaggi, dei bellissimi consigli. E mi raccomando, la mia prossima diretta, che ci sarà tra un mese, vi attendo tutti quanti. E se volete contattarmi privato, io sono a vostra disposizione. Un abbraccio grande, grazie a Gaetano Viva che mi dà la possibilità sempre di donarvi questi messaggi attraverso queste carte meravigliose. E grazie ai nostri angeli custodi. Mi raccomando, invocateli, soprattutto recitate la preghiera degli angeli custodi. Un bacio e un abbraccio grande grande a tutti quanti. Grazie, 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 grazie.